Sei sicuro di sapere cosa è in casa? Tanti oggetti nascondono un passato da rifiuti. La caffettiera si spacciava per una lattina. Il pile nasconde un'identità plastica. La bottiglia frequentava vetri rotti. Il tavolo era una vecchia cassetta arrivata alla frutta. La scatola ha un passato da carta straccia. Il bidone lo chiamavano faccia di latta. E il terriccio da vaso era solo un avanzo di cucina. Com'è possibile? Dopo la raccolta differenziata, i tuoi rifiuti sono trasportati in impianti di recupero specializzati per ogni tipo di materiale, dove sono trasformati in nuova materia prima. Le imprese di vario tipo utilizzano questi materiali per produrre nuove cose, che poi tornano a te. Ciò che differenzi oggi avrà una nuova vita domani. È un consiglio di Radio Studio 95 per il rispetto dell'ambiente. Buongiorno, l'informazione di oggi, mercoledì 15 ottobre 2014. Le notizie dall'aeroporto dello Stretto di Reggio. L'assemblea dei soci Sogas S.p.A. che ha avuto luogo nella giornata di ieri ha espresso la volontà unanime manifestata da parte dei soci presenti, provincia di Reggio Calabria e Regione Calabria, di salvaguardare e garantire la continuità della stessa società di gestione dell'aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria. Determinante e determinato, il socio di maggioranza provincia di Reggio Calabria, rappresentato in assemblea da parte del presidente, dottor Giuseppe Raffa, che ha ribadito la necessaria e non più differibile copertura delle perdite dagli enti soci interessati, attraverso una corale e responsabile presa di coscienza da parte di tutti. Sul punto il presidente della provincia ha specificato che, per quanto di diretta competenza del socio di maggioranza, è già in avanzato corso di definizione l'iter necessario per la copertura delle perdite. Dal canto suo, parimenti, la Regione Calabria, rappresentata dall'assessore regionale ai trasporti, onorevole Luigi Fedele, ha manifestato la disponibilità a procedere nella stessa direzione. Tra l'altro comunicando che è in via di definizione l'iter per trasferire ai sensi di legge i fondi destinati alla incentivazione di nuove rotte che verranno direttamente affidati alle società di gestione aeroportuali calabresi, previe espletamento delle norme vigenti nell'ambito delle politiche di sviluppo turistico della Regione Calabria. Altresì la Regione si è già attivata per l'organizzazione di un tavolo tecnico presso le sedi competenti che affronti e risolva tutte le procedure propedeutiche al riappalto della nuova aerostazione. La cronaca: sale slot quasi affiancate alle scuole, come nel caso dell'Istituto Tecnico Commerciale Ferraris, dell'ITIS Panella e Vallauri o dell'Istituto Tecnico Raffaele Piria. È quanto evidenziato dall'Osservatorio sull'Andrangheta attraverso una mappa in cui è possibile individuare la continuità di luoghi sensibili come le scuole con le sale per il gioco d'azzardo, in qualche caso addirittura affiancate alle strutture scolastiche. Nella mappa sono state censite 20 scuole, ma la rilevazione è in costante aggiornamento. Un lavoro che adesso l'Osservatorio dell'Andrangheta offre a tutti i candidati sindaco per riflettere riguardo ad un vero e proprio dramma sociale che danneggia la salute delle persone, specie le più fragili, e incide negativamente sui comportamenti di bambini, giovani e famiglie. La mappa quindi potrebbe rappresentare un prezioso strumento da cui partire per elaborare un regolamento comunale che prenda in seria considerazione il problema, per tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e prevenirne fenomeni da gioco d'azzardo patologico. I carabinieri di Firenze hanno ritrovato una sedicenne scomparsa 3 giorni fa da Reggio Calabria. La minorenne di origine slovacca è stata ritrovata nei pressi di Fiesole e consegnata ai genitori. Lunedì la madre della ragazza aveva presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri di Reggio Calabria. Domani alle 10.30 l'intera delegazione parlamentare calabrese dei deputati e senatori del PD, insieme al ministro degli affari regionali Maria Carmela Lanzetta, al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Marco Minniti e dal candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria Mario Oliverio, incontreranno il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Del Rio per discutere delle impellenti questioni dei lavoratori e percettori degli ammortizzatori sociali in deroga, per chiedere con la massima urgenza un intervento risolutivo del governo nell'ambito della cabina di regia sul lavoro istituita dallo stesso esecutivo.
Ricordiamo che lunedì scorso un centinaio di lavoratori avevano occupato pacificamente la sede regionale del Partito Democratico. Il vice prefetto vicario Cosima Di Stani, commissario al comune di San Ferdinando, a seguito dell'esecuzione del provvedimento di fermo emesso dalla locale direzione distrettuale antimafia a carico del sindaco, del vice sindaco e di un consigliere comunale del comune di San Ferdinando, il prefetto Claudio San Martino ha disposto la nomina in data odierna del viceprefetto vicario, dottoressa Cosima Di Stani, commissario per reggere quell'amministrazione, esercitando le funzioni di sindaco e di giunta. Il provvedimento è motivato dall'esigenza indilazionabile di assicurare la regolare gestione del comune di San Ferdinando, nonché lo svolgimento delle iniziative avviate nella mattinata di oggi nei confronti dell'attendamento dei migranti sito in quel territorio. Nuovo e originalissimo evento culturale per la Proloco di Brancaleone dal titolo Favoleggiando sotto il cielo di Brancaleone, che si terrà sabato 25 ottobre prossimo al borgo di Brancaleone Superiore presso una struttura privata messa a disposizione dalla famiglia Mauro. Un appuntamento alla quale parteciperanno Pierpaolo Zavettieri, consigliere provinciale e capogruppo del Partito Socialista Italiano Provinciale, la dottoressa Angela Misiano, responsabile scientifico del Planetario Provinciale, l'attore Antonio Caracciolo, in più il cantastorie africese Giovanni Favasulli, accompagnato dalla splendida voce di Lucia Catanzariti. Da non sottovalutare anche l'aspetto tecnico di tale evento, che vedrà anche la possibilità di osservare il cielo e le stelle con il telescopio dell'Osservatorio Provinciale, insieme ai tecnici Giovanni Palamara e Carmelo Nucera. L'evento, organizzato come detto presso il borgo di Brancaleone Superiore, si aggiunge alle numerose iniziative che la Proloco sta portando avanti ormai dal 2011. Il personale del Comando Stazione Forestale di Gambarie ha portato a termine un'importante operazione volta all'individuazione di una vasta piantagione di canapa indiana nella località Marcucci e ricadente in zona del Parco Nazionale dell'Aspromonte. L'attività di polizia iniziata nei giorni scorsi, disposta dal Coordinamento Territoriale di Reggio Calabria, ha visto impegnato anche un elicottero del Corpo Forestale dello Stato attraverso perlustrazioni di una zona particolarmente impervia che si presta a coltivazioni di stupefacenti, anche per l'abbondanza di acque sorgive e terreni demaniali. Quando gli agenti hanno individuato un terrazzamento in un'area abbandonata, si sono avvicinati scorgendo una piantagione di canapa giunta a maturazione con piante alte fino a 2 metri e in ottimo stato vegetativo. Il terreno di circa 800 metri quadrati risultava recintato e irrigato con impianto a goccia grazie a una condotta proveniente dal vallone Marcucci. Dopo alcuni giorni di appostamenti per cercare di sorprendere i coltivatori, il personale del Corpo Forestale dello Stato, informato la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha proceduto all'estirpazione e alla distruzione di ben 5.000 piante di canapa, con l'eccezione di 6 piantine poste sotto sequestro e messe a disposizione dell'autorità giudiziaria per le analisi di rito e in particolare per verificare la presenza del principio attivo. Dalle successive attività di indagine e avvalendosi del sistema informatico per la montagna, il personale del Corpo Forestale dello Stato ha accertato che la piantagione ricadeva in una proprietà privata e che gli aventi diritti l'avevano di fatto abbandonata ormai da molti anni. Per quanto riguarda lo sport, la Regina si avvicina alla partita di venerdì sera in programma allo Stadio Granillo alle 19.30 contro la Luppa Roma e Mister Cozza conta di recuperare per l'occasione sia il bomber Insigne sia Alessio Viola. Intanto grava la penalizzazione che dovrebbe arrivare in questi giorni per la società Amaranto, penalizzazione relativa a delle inadempienze dello scorso campionato. L'ultima notizia per oggi, grazie per la cortese attenzione, l'appuntamento si rinnova per domani alle ore 14. Buon proseguimento di giornata. Sei sicuro di sapere cosa hai in casa? Tanti oggetti nascondono un passato da rifiuti.
la caffettiera si spacciava per una lattina. Il pile nasconde un'identità plastica. La bottiglia frequentava vetri rotti. Il tavolo era una vecchia cassetta arrivata alla frutta. La scatola ha un passato da carta straccia. Il bidone lo chiamavano faccia di latta. E il terriccio da vaso era solo un avanzo di cucina. Com'è possibile? Dopo la raccolta differenziata, i tuoi rifiuti sono trasportati in impianti di recupero specializzati per ogni tipo di materiale, dove sono trasformati in nuova materia prima. Le imprese di vario tipo utilizzano questi materiali per produrre nuove cose, che poi tornano a te. Ciò che differenzi oggi avrà una nuova vita domani. È un consiglio di Radio Studio 95 per il rispetto dell'ambiente.